Bene, eccoci qua anche oggi, nuovo appuntamento con Umberto Tirelli, che è primario dell'Istituto Nazionale Tumori di Aviano, è anche direttore del Centro Tumori, Stanchezza Cronica ed Ossigeno Ozonoterapia, di cui abbiamo parlato in altra occasione, della Clinica Mede a Sacile, in provincia di Pordenone. Abbiamo titolato questa puntata Oncofocus, che è un test oncologico di precisione, intanto ahimè non c'è bisogno sicuramente della nostra pubblicità, però insomma. Dà un po' il senso del tema di questa puntata dedicato alla medicina predittiva. Insomma, il termine predittivo sa un po' da alchimista, un po' da fattucchiera, in realtà è una cosa molto seria. Molto seria perché la conoscenza del genoma, che è avvenuta qualche decennio fa ormai, ci dà la possibilità di conoscere se nel singolo individuo ci sono delle alterazioni genetiche che lo predispongono a diverse malattie. Siamo solo all'inizio di questa storia, no? Ma in certe malattie oncologiche, per esempio mammella e ovaio, prostata e colon, anche certi tumori della tiroide, abbiamo dei test appunto, che vanno a vedere se sul DNA del singolo individuo c'è delle alterazioni che li predispongono nella vita a sviluppare dei tumori di quel tipo. Cioè, nei mesi Così, scorsi aveva fatto scalpore Angelina Jolie, la nota attrice, insomma, Angelina Jolie ecco, aveva ma è fatto. per intendere, nel momento in cui una persona trova di avere questo tipo di predisposizione, deve arrivare a interventi No, drastici no, come no, quella di no, Angelina Jolie, no, no, che se lo adesso poteva, tra virgolette, anche permettere, che sì, poi insomma, no, ovviamente il seno contando. se l'è fatto ricostruire, Certo, o insomma, no, no, non ci è sono delle vie di così, mezzo. non è così, una via di mezzo, ci possono essere due possibilità, o dei controlli più ravvicinati con test più sofisticati, per esempio la risonanza magnetica invece della mammografia a livello della mammella, che fa eventualmente scoprire delle piccole lesioni che potrebbero essere tumorali più precocemente. In coloro che hanno queste alterazioni genetiche, parliamo sempre della mammella, dell'ovaio è un po' più difficile perché non è così facile fare dei test, diciamo, Predittivi. no, fare delle indagini che portino a scoprire un tumore in una fase Ok. precoce. E quindi poi anche lo stile di vita, fare attività fisica è sicuramente utile per diminuire il rischio dei tumori della mammella o dell'ovaio e quindi insomma in qualche maniera uno cambia lo stile di vita. Questa è un'alternativa soft, no, alla faccenda, facendo delle indagini anche più precocemente, cioè quando non dai 45-50 anni in su, ma prima. Qui c'è un dibattito sul fatto che c'è chi dice che si dovrebbe fare a 30 anni nelle donne già il test genetico per sapere se uno ha un rischio, perché? Perché i tumori della mammella avvengono anche nelle giovani e spesso queste giovani sono persone che hanno dei rischi genetici, ma non avendo fatto il test, non avendo fatto la mammografia, perché questa la si comincia a fare 45-50 anni, chiaramente sono in soggetti che si scoprono un tumore della mammella a 35 anni, che non è raro, che è una malattia non così sotto i 40 anni, non è un tumore così raro, la mammella, anzi il primo tumore nelle donne sotto i 40 anni è sempre il tumore della mammella, quindi è un discorso se fare anche questi test genetici o no, ma però per ora. Non si può fare anche per questioni di costi, perché il sistema sanitario nazionale non può permettersi, ma se uno se lo volesse permettere lo può fare, un test che costa qualche centinaia di euro, non è che costa migliaia di Ecco, euro, come costava solo qualche anno fa, perché adesso i test genetici costano molto meno. Ma non è solo in oncologia il problema, eh? Il problema è anche in cardiologia, il problema è nella stanchezza cronica, di cui abbiamo dei test genetici, il problema è nella nutrigenomica, cioè per vedere se uno ha delle alterazioni del metabolismo dello zucchero, dei grassi, eccetera, eccetera. Per cui in qualche maniera uno sa che ha una predisposizione, per esempio nelle malattie cardiache, sappiamo tutti che ci sono delle famiglie dove alcuni familiari sono morti a 40 anni di ictus o di infarto. Queste persone, queste famiglie, sono delle famiglie che potrebbero essere a rischio genetico di queste malattie cardiache. Abbiamo dei test, per esempio, che anche nelle malattie cardiache si possono fare degli esami che portano a vedere se uno ha un rischio di infarto, di aneurisma, di placche carotidee, di malattia coronarica e quant'altro sulla base genetica, sui suoi geni che sono eventualmente alterati, che li predispongono. Ovvio che siamo in una fase iniziale, non tutti credono a queste cose, no? Nel senso che c'è sempre quelli che sono scettici, ma come d'altra parte nei test genetici della mammella. Ma adesso però tutti sono convinti, anche perché ci sono dei trattamenti medici,
nei tumori della mammella con delle alterazioni genetiche tipo BRCA1, BRCA2, che sono dei trattamenti che proprio in questi giorni sono stati proposti, si chiama un farmaco che si chiama Olaparib, che si danno nei tumori della mammella avanzata con delle alterazioni genetiche, per cui sapere che uno ha un'alterazione genetica serve anche non solo come predittivo, ma anche come terapeutico, come nella malattia avanzata, perché l'altro discorso ovviamente dei test genetici, ne parleremo subito dopo, penso, certo. È il discorso di sapere se sul tessuto, in questo caso, il tessuto tumorale, ci sono delle alterazioni genetiche che in qualche maniera possono far scegliere dei farmaci rispetto ad altri, perché su quelle alterazioni genetiche abbiamo dei farmaci specifici che possono essere utilizzati. Quindi mi pare di capire. Quindi sono due aspetti, uno come predittivo per tutta la popolazione, adesso la suggeriamo in quelli che hanno delle familiarità, cioè se uno ha la mamma, la zia, la nonna con un tumore della mammella, diciamo guardi che lei ha un rischio, però adesso la familiarità per la questione della denatalità è diventato un problema un po' poco valutabile, nel senso che ci sono sempre più famiglie di una o due persone, e così vale per la mamma che è l'unica figlia della nonna, per cui una volta quando si facevano questi ragionamenti c'erano decine e decine di parenti su cui si poteva testare se quel tumore, in particolare della mammella, era frequente o raro. Adesso dire che è raro, però ci sono solo due familiari, voi capite che non ha molto senso, perché certo. Potrebbe esserci lo stesso una familiarità, ma non si è espletata, nel senso che non ci sono i parenti perché questa si manifesti. Quindi, volevo chiederle, se nella cura del cancro sono stati fatti passi avanti, però, ahimè, ancora voglio dire, molte cause sono da individuare, mi pare che invece nel campo della prevenzione ormai ci siamo quasi. Vale a dire, dire a una persona guarda che sei a rischio significa... No, quando dicevo all'inizio che siamo all'inizio di questa storia è perché abbiamo soltanto pochi tumori dove i tumori, quello che ho detto, per esempio i tumori del polmone non abbiamo questo test, in vari tumori dello stomaco piuttosto che del fegato non abbiamo questi test genetici, che se fossero in tutti i tumori, e questo avverrà credo in un tempo più o meno lungo, allora uno quando nasce, ma d'altra parte in certi paesi fanno già questa cosa, all'inizio quando uno nasce gli controllano il DNA e vedono tutte le sue predisposizioni che ha alle malattie, e chiaramente nel futuro potranno essere fatti quando ci saranno i dati per altre malattie. Lei ha detto che però in alcuni paesi già lo fanno. Sì, lo fanno già, mettono via già il sangue dei cittadini per poi poterlo poi testare, ma vale questo, ecco, non l'ho detto prima, ma l'Alzheimer, c'è l'Alzheimer giovanile, che su base genetica ci sono tutte le alterazioni, e poi si può fare per tutti, alcune parti lo fanno, perché noi facciamo? Perché ancora è costoso, sarebbe costoso questa faccenda, però anche un'altra cosa molto importante è la sensibilità ai farmaci, per esempio sempre su base genetica uno può stabilire che quel farmaco ha una tossicità che è meglio non farlo anche una volta sapendolo già. E quindi tutto questo deriva dal fatto della conoscenza del DNA, per cui non solo per la predisposizione delle malattie, ma per l'efficacia o la tossicità ai farmaci. Prima ad Aviano, il gruppo del dottor Toffoli fa questo lavoro da molto tempo, è un leader a livello mondiale su questo aspetto. Per esempio certi farmaci oncologici, uno può avere una predisposizione genetica a non tollerarlo, quel farmaco, e noi lo facciamo in tutti prima di fare una chemioterapia con quel farmaco, perché se per caso è raro, ma per caso ha questa alterazione genetica per cui non metabolizza, quello morirebbe altrimenti, morirebbe, cioè non riuscirebbe a smaltire, quindi morirebbe in tossicità, quindi facciamo questi esami e altri anche su farmaci normali, anche farmaci si possono studiare, si studiano questi aspetti per poter fare una mappa genetica di tutti gli individui. Questo sarà in certi paesi ricchi lo stanno già facendo. Ecco, ma questa medicina predittiva dove può essere vissuta? Per esempio nella nostra clinica a Pordenone, a Sacide lo facciamo, certo. chi vuole, perché uno poi ci sono gli anglosassoni che dicono chiaramente che chiunque voglia fare il suo test a prescindere della sua età, del suo sesso, della sua familiarità, lo potrebbe fare, potrebbe essere utili. Tutti i test che ho elencato,
Parlo della nutrigenomica, parlo delle malattie cardiovascolari, parlo dei tumori, l'Alzheimer. Ma nel sistema pubblico non è ancora possibile? Non è ancora possibile per questioni economiche, però nei soggetti che hanno delle potenze, adesso alludevo prima alla terapia dei tumori, ma nell'ovaio e nella mammella facciamo il test in ospedale ad Aviano in coloro che possono beneficiare di un trattamento proprio sulla base dell'alterazione genetica. PRCA1 mutato e quindi lo predispone a una terapia favorevole che si chiama olaparib, si chiamano PARP inibitori, una famiglia di farmaci, ma anche in coloro ovviamente che si scopre che hanno un'alta ereditarietà sia per i tumori della mammella ma anche per i tumori del colon e quindi viene fatto dal Sistema Sanitario Nazionale, ma però diciamo che è soltanto una piccola parte di coloro che potrebbero fare queste indagini, certo, proprio per una questione anche economica. D'altra parte, che alludevo prima ma non abbiamo approfondito, è quello invece che in un minuto che sulla base del tessuto tumorale del singolo paziente si vanno a vedere le alterazioni che ci sono a livello del DNA per le quali esistono dei farmaci specifici. Quindi si può fare un trattamento veramente personalizzato, tumore della mammella, tumore del collo, tumore della prostata, tumore del polmone, eccetera. Si possono vedere, e questa è una cosa questa iniziale, anche andando avanti da poco tempo, ma che ha dato risultati molto positivi, e lo facciamo lì a Sacilli, insieme a Cambridge, all'Università di Cambridge, che ha attivato questo sistema, che usano molto diffuso negli Stati Uniti, nel nord dell'Europa, e in Italia cominciamo a farlo anche noi. Grazie ad Umberto Tirelli, che ricordo essere primario oncologo dell'Istituto Nazionale Tumori di Aviano e direttore del Centro Tumori, Stanchezza Cronica ed Ossigeno Zonoterapia Clinica Mede di Sacile in provincia di Pordenone. Credo una puntata di grande importanza perché ci ha dato delle indicazioni anche su come riuscire a prevenire quella che viene definita insomma la malattia ormai dei secoli, non più del secolo, vale a dire il cancro. Grazie, a domani.